Stefano. Gentili colleghi, cos'è il Consiglio d'Europa se non quell'organo che promuove il rispetto della democrazia, il mantenimento dei diritti umani e la stabilità nei 47 paesi che ne fanno parte? 820 milioni di cittadini che oggi sono e si sentono a rischio. Allora dovremmo uscire un attimo dal concetto di autoreferenzialità e chiederci cosa vorrebbero questi 820 milioni di persone. Io credo che vorrebbero dialogo, mediazione, pace. Altrimenti quest'organo non avrebbe senso di esistere oggi. Credo che il Consiglio d'Europa dovrebbe rifiutare la logica dei due blocchi mondiali, una logica che purtroppo è insita in noi e che ci portiamo avanti in ogni dibattito politico. E guardando indietro alla storia dovremmo ricordare che quello che è successo nel conflitto Russia-Ucraina parte anche da delle colpe europee, delle colpe anche ucraine. Ricordiamo le azioni di Yanukovych contro le popolazioni russofone, ricordiamo poi chiaramente l'occupazione della Crimea da parte di Putin, ovviamente da rifiutare, il caso di Odessa non ancora chiarito e il caso dell'aereo malese non ancora chiarito anch'esso. Io non vedo santi in questa storia, vedo soltanto delle vittime e come sempre sono i civili. Vedo da una parte la NATO, l'USA, gli USA, l'Europa e dall'altra parte la Russia, ma chi perde? Ancora una volta i civili. Crisi, tensione, guerra minano la stabilità dell'Europa e minando la stabilità dell'Europa minano la logica stessa del Consiglio d'Europa. È in questa chiave che dobbiamo leggere le cose. Pensate che gli USA possano essere l'unico partner europeo? Lo pensate davvero? Russia più Cina più India fanno più del 50% della popolazione mondiale. Volete farla fuori dalle nostre logiche, dalla stabilità? Non è perseguibile come progetto e mi spaventa ancora di più allorché vedo muoversi in ambito di Parlamento europeo le logiche del TTIP, degli accordi che ci vincolerebbero esclusivamente agli Stati Uniti. Questo processo per me è devastante per la comunità europea e per la diversità che la caratterizza e che l'ha sempre caratterizzata con successo. Io credo che l'Europa dovrebbe avere oggi il coraggio del dialogo. Ci vuole coraggio a dialogare, io lo so, ci vuole coraggio a dialogare con Putin come con tutte le realtà che in questi anni sono state contrastanti con la nostra logica della democrazia, ma è fondamentale, altrimenti ribadisco, quest'organo che si fonda sul principio di democrazia non ha senso di esistere. Il Consiglio d'Europa si faccia da mediatore tra Unione Europea e Russia. Sì, dobbiamo parlare anche con la Russia. Cessare il fuoco nella zona di confine significa poter permettere alle ONG di occuparsi di quella zona e creare di nuovo la stabilità che ci permette davvero di sistemare la situazione. Rimuovere le sanzioni, rimuovere anche la sanzione che abbiamo dato noi in quest'aula alla delegazione russa, perché come diceva il collega britannico, non poter parlare coi russi oggi lede all'utilizzo e alla funzione di quest'aula, di questa assemblea. Il passaggio reale da una situazione di crisi a una situazione di democrazia stabile nuovamente passa soltanto da noi, ma dobbiamo volerlo e per volerlo dobbiamo abbattere il muro della non comunicazione e riaprire un dialogo che può essere sicuramente in quest'Aula, ma poi anche in termini di Parlamento europeo e spero che il Consiglio d'Europa possa fare da mediatore in tal senso. Grazie.